torniamo senz'altro alla notizia dei cartoni animati, ripeto, Disney trasmetterà i vecchi cartoni animati con l'avvertenza può contenere rappresentazioni culturali obsolete per via del politicamente corretto. E qua vedo Tinti, sì. Ben alzato. Grazie, Tinti pure. Grazie, poi mi alzo male tra l'altro. Sì. No, finalmente si dice questa cosa della Disney, quindi posso denunciare sì. Il fatto che la Disney mostra degli standard di bellezza irrealizzabili. Possiamo parlare di questa cosa dei principi? Sì, certo. Mi chiedo scusami tanto per le spalle. Possiamo dire questa cosa sui principi della Disney? Sì. Che c'hanno tutti i capelli? Statisticamente è impossibile. Non esistono i principi pelati. Sono tutti, e poi c'hanno tutti con gli occhi azzurri. Hercules è biondo con gli occhi azzurri. Hercules è un dio greco. L'avete mai visto i greci? Sono bassi, pelosi, con i capelli neri. C'hanno i soldi, non so, bionde con gli occhi azzurri. E dateci un'icona pelata, perché poi tu credi, da bambino cresci, poi a un certo punto perdi i capelli e non c'hai punti di riferimento, quindi ti rifai sempre ai soliti, fai tipo Bruce Willis, però Bruce Willis ha fatto finta dei capelli fino a 50 anni, poi si è rasato a 50 anni, sono bravi tutti, c'aveva i capelli a 50 anni. Allora poi dici, Alfonso Signorini, che c'ha stile, però se prendi Alfonso Signorini, poi la Fanelli mi dice che sto frocio. E quindi ci rimane solo Benito Mussolini e poi tutto a fare, c'è il fascismo dilagante, ti credo. C'era un principe della Disney pelato e invece il nostro principe della Disney resta il Duce.